Ciao a tutti e benvenuti in questo video. E siamo arrivati alla fine del concorso delle fan art. È stato molto difficile selezionare 5 fan art fra le centinaia di fan art che mi avete inviato e inserirle in top 5. Non perché mi abbiate inviato soltanto 5 fan art e solo quelle 5 io possa inserire, ma perché è stato un afflusso continuo di immagini. E quindi cominciamo subito dal quinto posto. Allora, vi ricordate quando avevo detto questa cosa qui? A livelli diversi, per quanto una cosa possa essere schifosa, almeno che non sia proprio indecente, va bene, non serve saper disegnare. Bene, questa fan art, diciamo, sfiora il livello dell'indecenza che era impossibile da sfiorare. E con al quinto posto la fanart di MaxGamer98, che comunque apprezzo. Sai, Max, tu stesso sai che la tua fanart fa schifo e l'hai fatta in 30 secondi su Paint, però senza amore, senza quell'amore che ci mettono i napoletani a fare la pizza. Tu non ce lo metti neanche nella fanart. E quindi c'è i contorni di crepe con una bocca verde e degli occhi strani pixelati sulle chiappe di Nyanket. Va bene, grazie lo stesso, davvero grazie. Al quarto posto già troviamo qualcosa di decente ed è la fan art di Diamond Mine Rita. E quindi, allora, questa sembra una cosa banale, ma in realtà è scienza, cioè ha scorporato il logo del mio canale in da materia complessa a materia più semplice, allo stadio elementale. Questa, signori, è scienza. Allora, io veramente, allora, auguro a Diamond Mine Rita davvero un futuro nella fisica quantistica. È davvero un... davvero credo in lui. E al terzo posto troviamo la fanart di Paliotto con questa specie di versione, un po' si spiega da sola, cioè c'è crepe nella vita reale, questa è arte moderna, traspare proprio quel senso di stupefacenti da questa fanart. Fantastica, l'adoro. Soprattutto il fatto che crepe abbia la sciarpa sul petto nudo, molto coerente. Però anche se ci penso meglio, anche nella serie Crepe ha la sciarpa sul petto nudo in estate, senza scarpe. E quindi grazie a Pagliotto per questa fanart, mi è piaciuta tanto. E adesso arriviamo al secondo posto con la fanart di Casey Jin. Allora, questa è un po', c'è un po' da fare un'analisi. Cioè ci sarebbero i vari modi, almeno come l'ho interpretata io, cioè i vari modi di interpretare nel momento in cui si ascolta la parola crepe, cioè a vari livelli di intelletto. Cioè avremmo crepe come la crepe, la crepa, le crepe nel terreno, poi la crepe, il dessert, proprio in senso, anche perché il nome di crepe deriva dal dessert, forse anche si riferisce a quello. Poi c'è crepe nel senso di creeper e infine c'è crepe nel senso proprio di crepe della serie, con questa, che tra l'altro qui non è neanche crepe la versione 3D, ma è il pupazzo di crepe, quindi è inquietante. E infine al primo posto abbiamo la fan art di Alessandro con questa carinissima vignetta che mi è piaciuta davvero tanto. C'è una micro vicenda che si svolge con questa vignetta qui, un po' allarga anche il mondo di certi tizi che fanno cose, dà quella chicca in più. E comunque non pensate che la qualità sia bassa, perché per una fan art questa qualità va più che bene. In realtà si vede che è stata fatta anche nei limiti ovviamente delle capacità, con cura. Per esempio basta notare un po' la variazione di colore nelle scarpe o anche il sangue che è stato poi ridisegnato sadicamente sull'albero. La faccia poi è tutta uno spettacolo. Comunque mi è piaciuta davvero tanto e quindi poi ripercorre anche
quello che è, quella che è la vicenda di certi tizi che fanno cose, perché effettivamente concretizza e contestualizza quello che è il cambio di serie, cioè che è il cambio di stile, cioè cambia lo stile, quello si trova in mezzo là, cade là. È un po', e sapete quante volte nella prima serie l'albero mi è caduto al mio personaggio? L'albero è veramente caduto in faccia? Due. Insomma, questi erano i risultati del concorso, quindi come premi? I premi adesso li devo stabilire con i partecipanti, ma sicuramente, mi dispiace ragazzi, il premio lo darò soltanto al primo classificato, perché io vi ho detto, ragazzi, invitate più gente, altrimenti i premi non li posso dare a 3 persone su 5. Quindi mi dispiace, ci sarebbero dovuti essere più partecipanti e premierò soltanto una persona. Se nel prossimo concorso ci saranno molti più partecipanti, vediamo di fare anche più premi, insomma. Infine, un piccolo extra da parte di Kesei Jin, che niente poco di meno è che mio fratello, che ci ha tenuto molto a mandare questa foto con l'esecuzione mafiosa del pupazzo di Crepe. Non solo mi ha preso il pupazzo, ha preso anche il tagliaunghie, ne è uscito il coltellino e voleva sgozzare Crepe. Tutti odiano Crepe, questa cosa mi mette un po' di tristezza. Quindi ci vediamo al prossimo video e ricordatevi di iscrivervi a questo stramaledettissimo canale. Mettete un bel mi piace, un commentino, magari se mi inviate le fanart pure via email, WhatsApp, Telegram, non lo so, farebbe molto piacere. Poi sicuramente le metto in video in qualche senso, le incastro da qualche parte, anche al di fuori dei concorsi. Sarebbe una cosa molto simpatica. Quindi detto questo, ciao a tutti!